Cari amici di Pole Position, buonasera. Danny Mendez è qui con voi questa sera in Pole Position per parlare di EPM. EPM è un'azienda che si trova da Grate in Brianza e abbiamo con noi, buonasera e benvenuto, buonasera. Mario Suatoni. Buonasera. CEO dell'azienda. Allora, buonasera, lei in Pole Position, vi do questa notizia questa sera, la vostra azienda. Allora, EPM sta per European Packaging Material, sì. Ovvero... stretch film, sì. Che serve materiale per l'imballaggio, sì. Però partiamo un po' da quello che è la storia dell'azienda, perché lei è il figlio, è un'azienda familiare, entra nel 1994, però ci vuole dire un po' quello che è successo prima. Va bene. Ok, l'azienda nasce nel 1992, quindi quest'anno faremo 30 anni di attività a luglio, e nasce grazie a un'idea di mio padre, che dopo aver sviluppato un'esperienza per un lustro all'interno dello stesso settore, deciso di mettersi in proprio per creare una nuova realtà moderna, efficiente e soprattutto dedicata alle attività in esportazione. Dopo un paio d'anni ho incominciato a collaborare anch'io e nel tempo siamo cresciuti fino a diventare la realtà odierna. La realtà odierna che ci vede fra i principali produttori di questi materiali all'interno del mercato europeo, ci vede fra le principali aziende dell'area economico-industriale di Monza e Brianza, con due unità produttive, 45.000 tonnellate di prodotto potenziale da produrre e 70 risorse impiegate direttamente. Quindi dopo 30 anni si può dire di aver ottenuto un ottimo risultato. Ecco. E ne otterrete ancora di più. Sperando che di essere futuri. Più fra 30 anni. A... Allora, i prodotti che offrite nello specifico, film stendibili per il nostro pubblico, ce lo vuole dire in due parole, sì, cosa sarebbe? Banalmente è il film estensibile per imballaggio industriale, mm-hmm. Cioè quella pellicola che si vede intorno ai bancali quando vediamo dei bancali che vengono trasportati o confezionati, mm-hmm. da qualsiasi azienda voglia produrre o spedire le relative merci. Noi facciamo prodotti sia macchinabili, che possono essere applicati con l'ausilio di macchine automatiche o semiautomatiche, mm-hmm. prodotti manuali, banalmente quelli che vengono applicati dai magazzinieri all'interno, certo. delle attività di logistica e quant'altro, prodotti particolari tipo prodotti prestirati, che sono prodotti a più bassi spessori che consentono un risparmio nelle attività di confezionamento in ballo, perché in questo caso si smaltiscono meno quantità di materiale di risulta. Ad esempio, sì, ci sono dei prodotti che vengono realizzati senza l'anima di cartone, che quindi non prevedono lo smaltimento del cartone. E poi tutta un'altra serie di prodotti che vengono utilizzati in una qualsivoglia attività di imballo, di confezionamento artigianale, domestico o quant'altro. Allora, la vostra clientela di riferimento, uh-huh. è molto importante, perché voi distribuite appunto mercati europei, avete una bella percentuale. Sì, noi esportiamo i nostri prodotti al 97% nel mercato europeo, nell'Europa centrale. I nostri clienti sono i grandi distributori di questi materiali per imballaggio, cioè sono delle realtà che hanno magari un paio o tre fornitori che poi a loro volta collocano il prodotto presso l'utente finale. Ecco, noi ci consideriamo un po' la fabbrica di queste realtà, di queste grosse figure che sono le principali dei paesi di riferimento dell'Europa centrale. Parliamo di punti di forza dell'azienda. Sì, diciamo che i nostri punti di forza possono essere considerati la gamma produttiva, che è una gamma ampia, completa e che risponde e soddisfa le esigenze della clientela. La struttura, che è una struttura snella, come dicevo prima, noi abbiamo circa 70 risorse impiegate direttamente, ma poche risorse destinate negli uffici. I rapporti con la nostra clientela, che sono rapporti storici, partnership storiche, personali, la maggior parte dei clienti vengono seguiti dalla direzione, mm-hmm. e altri punti di forza possono essere, e che appunto siete tra i primi 20 player del mercato europeo, ma soprattutto il fatto di concentrare la nostra attività su poche realtà straniere, cioè noi non tendiamo a vendere in maniera spot a migliaia di clienti, ma concentriamo la nostra attività su pochi partner storici e fidelizzati con la nostra
realtà. Siete molto selettivi. Siamo molto selettivi, diciamo, dobbiamo ringraziare i nostri clienti che ci hanno permesso di arrivare nel corso di questi 30 anni alla situazione attuale, così come siamo orgogliosi di aver fatto crescere anche i nostri clienti che magari hanno iniziato contemporaneamente a noi e ad oggi sono i principali operatori del loro mercato di riferimento. Ecco. Certo. Per concludere, i progetti futuri? Progetti futuri, niente, speriamo soprattutto di essere qui fra 30 anni, ma soprattutto per il futuro vediamo di continuare la nostra attività di sviluppo dei prodotti, cercando di avere un occhio di riguardo per quei materiali che siano a basso impatto ambientale. Certo. Come ben sappiamo oggi è una tematica molto sentita da parte di tutti, quindi prodotti che permettono di diminuire i consumi di CO2 e quant'altro sicuramente faranno parte della nostra gamma produttiva per il futuro. Ecco. Tre aggettivi che la tua azienda è in pole position. Ma possiamo dire un'azienda moderna, dinamica e rivolta al futuro. Grazie. Grazie, grazie a voi. A Mario Sfatoni, appunto CEO della EPM SPA. Grazie per essere stato con noi qui questa sera a Pole Position. Grazie a voi. Grazie. Che bello, amici, anche questa puntata è finita. Ci vediamo alla prossima, qui sempre in Pole Position.